Tutto pronto per la finale nazionale dell'esclusivo concorso di bellezza e talento Una ragazza per il cinema, giunto alla sua 30ª edizione, organizzato da Antonio Lopresti e Daniela Eramo, in programma domani nello splendido scenario del Teatro Antico di Taormina. Sarà l'ex naufrago Jonathan ad affiancare Anna Falchi nella conduzione della finale. Leoncino, vincitore nel 2004 della 3ª edizione del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, è già al lavoro con le ragazze insieme al direttore artistico Ernesto Trapanese, attesissimo il comico pugliese Uccio De Santis. Per lui un ritorno sul palco del Teatro Antico dopo lo spettacolo di alcune settimane fa con più di 4.000 presenze. Presente anche il 3 volte campione del mondo di fisarmonica Pietro Adragna. La giuria sarà formata dall'attrice e doppiatrice Rossella Izzo, dall'attrice e docente di dizione Fioretta Mari, dall'impareggiabile maestro nell'arte del make-up e visagista delle star Pablo Gil Cagné e dal re della moda Franco Battaglia. Essere qui è un'emozione unica, un'emozione che io provo da tanti anni perché l'ho visto nascere questo concorso. Sono molto affezionata a Daniela, ad Antonio Lopresti, al loro figlio, alla loro famiglia. Perché questo è un mestiere che si può fare con l'affetto, se no è inutile. Io sono venuta stanchissima da fuori perché sto lavorando, sto girando un film, adesso ho la prima di un altro film il 12 a Roma, poi ho le prove in teatro con Garrison, con i bambini, che sono felicissima di fare, poi ho anche le prove di con Marisa Laurito, faremo uno spettacolo che è molto atteso. Poi girerò un film con Ricky Tognazzi, poi girerò la Sabrina Ferilli, poi girerò un altro film qui in Sicilia. Come farò a fare tutto? Però per ora pensiamo a questa serata, questa grande serata. Io sono ancora vestita da prova perché devo andarmi a vestire, devo andarmi a truccare. Credo che sarà un modo per divertirsi insieme, ecco. Con serietà però. Mettere, qual è l'esperienza che tu vuoi trasmettere a queste ragazze che sono giovanissime, sono minorenni, magari iniziano adesso, si affacciano adesso nel mondo dello spettacolo? Allora, innanzitutto gli farò un in bocca al lupo a tutte quante, perché comunque è un concorso di bellezza, quindi vincerà una su tutte queste ragazze, però niente, di divertirsi insieme, perché questa età è vero prendere seriamente le cose, ma ci vuole anche un po' di divertimento, ecco. Parliamo di questa esperienza che hai avuto, bella, seguendo ad Amici, essere vincitore nel 2004. Raccontiamo per un attimo quei momenti, com'è andato? Allora, io non mi ricordo assolutamente niente, mi ricordo Maria, una coppa, i miei genitori, tantissimo calore da parte del pubblico, gente che mi fermava per strada, quindi non mi ricordo esattamente tutto quanto perché ero in uno stato molto euforico, non so, quindi mi viene un po' difficile da descrivere, però con piacere, ecco. Dove c'è la bellezza c'è il make up, dove c'è il talento c'è sicuramente un'esperienza bellissima da vivere, quindi è da assolutamente venire a vederla, insomma. Per mantenere un po' la bronzatura, perché tutte le donne poi amano questo effetto baciato dal sole, io di solito consiglio di intensificarla con un pochino di terra, utilizzare sugli occhi magari un color pesca, e molto mascara, anche magari un kajal, e poi le labbra in primo piano con un bellissimo rossetto rosso.